Bentrovati con il nostro telegiornale anche per quest'oggi, 6 gennaio, è giorno di festa, è il giorno che conclude, diciamo, il periodo natalizio, e comunque, benché sia festa e non per angustiarvi la giornata, o anche per questo, nel senso che c'è più tempo per riflettere, parliamo di un problema che prima o poi però andrà affrontato in maniera radicale e seria in tutto il nostro paese, quello del consumo del suolo. Coldiretti ha lanciato l'allarme, siamo ben oltre i livelli di sostenibilità e questo discorso vale tanto di più in una regione come la Calabria che si trova al primo posto in Italia, paese tutto a rischio per la sua particolare conformazione, per quanto riguarda il rischio di tipo, soprattutto quello di tipo idrogeologico. Il consumo di suolo, la cementificazione, l'abbandono dei terreni coltivati, l'alterazione della naturale conformazione del territorio sono riconosciuti come responsabili di gran parte del dissesto idrogeologico che nella nostra nazione ad ogni pioggia provoca frane, crolli, smottamenti, tutti i disastri che ogni anno costano vite umane e miliardi di euro di danni. Eppure, denuncia Coldiretti, il nostro atteggiamento nei confronti del consumo di suolo non cambia. L'ultima generazione, afferma l'associazione di produttori, è responsabile della perdita in Italia di oltre un quarto della terra coltivata, per colpa della cementificazione e dell'abbandono provocati da un modello di sviluppo sbagliato che ha ridotto drasticamente la superficie agricola utilizzabile in Italia. Impietoso il rapporto sul consumo di suolo in Italia dell'ISPRA, che rivela come la superficie naturale si sia ridotta di ulteriori 52 km quadrati in Italia in un anno. E la disponibilità di terra coltivata significa produzione agricola di qualità, ma anche sicurezza alimentare e ambientale per i cittadini nei confronti del degrado e del rischio idrogeologico. Un territorio dissestato non riesce ad assorbire e a gestire le piogge sempre più intense e violente, con il risultato che sono saliti all'88,3% i comuni italiani a rischio frane e alluvioni. In 30 anni la Calabria ha visto sparire un quarto della terra coltivata, l'equivalente del territorio dell'intera provincia di Crotone, e gli effetti sono devastanti sia in termini di paesaggio rurale, sia per ciò che concerne la tenuta idrogeologica di intere porzioni di territorio. La superficie aziendale totale si è ridotta del 35%, mentre la superficie agricola utilizzata ha perso il 25%. Dati preoccupanti che devono farci riflettere, afferma Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria, in merito alle scelte fatte dall'ultima generazione. Se non si interviene con la legge sul consumo del suolo, ferma in Parlamento dal 2012, l'emorragia di suolo fertile è destinata ad aumentare. Difendere il patrimonio agricolo significa garantirsi il futuro. Giuseppe Laratta ha seguito per noi la partita con Papà, che è l'iniziativa che ogni anno viene organizzata di concerto col Ministero della Giustizia, dai diversi istituti di detenzione e pena italiani, proprio per permettere un momento di riconciliazione tra i papà, che purtroppo scontano il loro debito con la giustizia, e i loro figli, che purtroppo non possono avere la fortuna di avere un padre sempre presente. Anche quest'anno si è tenuta La Partita con Papà, l'iniziativa sportiva organizzata da Bambini Senza Sbarre con il Ministero di Giustizia. All'interno del campetto della casa circondariale di Crotone si è giocata per il quinto anno la partita di calcetto tra i detenuti alla presenza dei familiari e dei figli, una iniziativa nazionale volta a sensibilizzare le istituzioni, i media e l'opinione pubblica sulla situazione dei 100.000 bambini che hanno il papà o la mamma in carcere e sono emarginati per questo. Un momento d'incontro tra genitori e figli che ovviamente è andato al di là del risultato prettamente sportivo, che vuole unire anche in questa situazione particolare le famiglie. Non potendo vivere il Natale all'interno della famiglia, si è scelto appunto, questa è un'iniziativa nazionale, di poter fare questa partita affinché si potesse, ecco, interagire attraverso la famiglia e per poter vivere veramente il Santo Natale nella serenità dei cuori, che questo è poi il Santo Natale. Come cappellano del carcere, sono solito dire ai detenuti che un giorno quando usciranno appunto da quest'istituto potranno recuperare il tempo perduto, quindi il genitore viene sempre visto come un punto di riferimento. Quindi ecco, questo è un momento molto bello e significativo dove anche nel campo loro, i genitori, possono partecipare e dire ai figli che
ecco, possono insieme, ecco, vivere questa esperienza, l'esperienza di una famiglia che un giorno possa riconciliarsi, e i genitori possono essere sempre di più punto di riferimento, ecco, per i figlioli. Appoggiamo questa causa, cioè il rapporto genitori-figli, per cercare di recuperare un pochettino questi detenuti. Speriamo che si possa stabilire questa intesa in modo da fare tante altre iniziative, perché sono ragazzi, ci sono molti giovani come detenuti e hanno forse bisogno di un apporto esterno per un aiuto, insomma, a superare questo momento, questo periodo. Le regole sono importanti, dare l'opportunità a chi magari qualcosa l'ha trasgredita, dare l'opportunità e la possibilità di rimediare, e se c'è sempre tempo. Quindi noi siamo qui oggi a manifestare con loro questa nostra solidarietà e questa nostra vicinanza a tutti il settore. E a Natale un po' di umorismo non guasta. Sono creature televisive, lo sono come l'altro grande comico che in questo momento imperversa e impazza in Italia. Guarda caso sono tutti e tre pugliesi. Uno è perché lavora da solo, e Checco Zalo da solo, nel senso che comunque è un comico che non lavora in coppia. Gli altri due sono una coppia, e si tratta dei foggiani Pio e Amedeo, che stanno girando l'Italia con il loro spettacolo, La classe non è qua. Anche nel titolo, naturalmente, i loro giochi di parole sono, come quelli di Zalone del resto, sono diventati celebri, come celebre è anche la loro scorrettezza politica, il loro essere un po' sopra le righe, senza mai peraltro essere particolarmente aggressivi, volgari sì, ma aggressivi no, e comunque fino a questo momento sono sempre stati molto molto ben tollerati. Il pubblico del Palamidone di Crotone ha mostrato assolutamente il gradimento alzando il pollice. Giuseppe Laratta. Ma pensi che la gente si mette, guarda che qua hanno pagato, bello. Sì, hanno pagato un bidet. Certo, hanno pagato, che non è gratis, devi, c'è, sai. Sì, a pagamento. Se non è a pagamento. Veramente. Amen. E pagate un biglietto! Amen, di subito. Quanto, scusa, per sapere... Quanto avete pagato? 46 euro! Io, ma è follia! Io 46 euro ne ho mancati due! Le aspettative non sono state disattese. Pio e Amedeo hanno fatto venire giù il Palamidone di Crotone con lo spettacolo La classe non è qua, organizzato dalla SM Musica di Maurizio Senese. Due ore di risate, battute e un po' di sana ignoranza che non guasta mai. Pio e Amedeo non hanno deluso il pubblico che lo guarda in TV. Con i loro ormai classici modi di dire e fare hanno travolto il pubblico accorso. Cioè, tu mi presenti a sti quattro cesse! Di questa banda, mamma mia! Come lo impugni bene lo strumento! Non sono mancati ovviamente i personaggi di Emigratis, trasmissione televisiva di Italia 1 che li ha portati al grande pubblico per le battute un po' forse sopra le righe, ma proprio il pubblico stesso li ama anche per questo. Prima ho visto, ho detto, ma come la chiamano a quella Telepass? Perché appena è passata si è alzata la sbarra su. Senti, che c'hai un'amica? Dai, dai. Sono in imbarazzo, guarda. Ma lo sai che ho messo la firma per donare gli organi? Però il primo lo volevo donare a te, stessa. Ad accompagnare sul palco i due comici pugliesi, una band di tutto rispetto. Il duo ha cantato anche alcuni brani musicali, prendendo spunto dal grande varietà all'italiana come canzonissima. Dunque, due ore piene di comicità e tante risate. Pio e Amedeo hanno affermato questo filone comico e, al contrario del nome dello spettacolo, classe, intesa come bravura e professionalità, sul palco ne hanno da vendere. Sì, ma sì, buttiamola così. Ed eccoci all'angolo di Io scelgo Calabria.
Oggi siamo nella piana di Rosarno Gioia Tauro, di preciso a Taurianova, e stiamo per visitare un laboratorio artigiano nel quale viene prodotto il torrone di Taurianova. Abbiamo predisposto un vassoio su cui sono presenti varie tipologie di torrone che voi producete. Descriviamoli partendo dai più tradizionali. Allora, abbiamo il torrone torrefatto, che è tutto con la mandorla scura, intera e spezzettata, e questo è con lo zucchero sopra e sotto, e, diciamo, è uno dei tradizionali per eccellenza, insieme al croccante, che è alla cannella, ed è quello che si produceva e si vendeva durante le feste alle bancarelle. Poi c'è il torrone vaniglia, che è anche ostiato, e in questo, oltre che la mandorla, c'è anche l'aggiunta di albume, sempre con mandorla e miele. E poi ci sono tutti gli altri torroni che sono derivati, diciamo, dai primi nati. Partendo dal croccante tradizionale, avete rielaborato altre due versioni, ce le descriva. E c'è il bianco al miele, che è fatto solo con la mandorla pelata, questa invece è la sgusciata. E poi c'è il mandorloso, che è nuovo, e questo invece è un misto tra il croccante e il bianco al miele, perché ha la mandorla sia pelata che sgusciata. Partendo invece dal bianco al miele, avete realizzato delle innovazioni che valorizzano prodotti locali. Per esempio, vediamo sul vassoio il ricoperto al cioccolato bianco aromatizzato al bergamotto. Ci descriva questo. Sì, questo è un croccantino al bergamotto, che è come il bianco al miele, sempre con la mandorla pelata, quindi la mandorla bianca, e poi aromatizzato al bergamotto, sempre utilizzando materie prime del luogo, fatti in modo artigianali, ed è anche ricoperto di cioccolato, sempre aromatizzato al bergamotto. Descriviamo invece ora quelli al cioccolato bianco e al cioccolato fondente. E questi sono invece il vaniglia, senza l'ostia però, che viene ricoperto sia di cioccolato bianco aromatizzato al cedro, che è questo qua bianco, e sia di cioccolato fondente, e c'è il gianduia lungo, che cambia la forma più che altro, perché sennò è sempre il vaniglia ricoperto. E poi il tradizionale, questo veniva modellato a mano, ancora oggi si fa così e si incarta anche a mano, che è il topo, è sempre vaniglia ricoperto di cioccolato fondente. Bene, per questa edizione del 6 gennaio è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo tgcal24.it per stare sempre aggiornati, e vi do appuntamento a domani con InfoStudio.